gioco pressappoco come questo. Da un concetto tridimensionale arrivo a una bidimensione. E questo processo di trasformazione. E però veramente gioco con l'alfabeto. Ecco, in questo caso sono i medesimi moduli ritagliati, sì, esatto, che mi permettono anche di giocare. In questo caso io vengo dall'arte antica, no? Esatto. La formazione viene dai sumeri, esatto, e dalla Infatti, infatti mi sembrava dell'alfabeto. In questo caso si chiama più come sapore, come digitazione del carattere e del colore e l'Egitto. Questo invece è riferito alla preistoria. E questo è capovolto, ma è l'atmosfera in questo qui è quasi più etrusca che si conosce. Ne ha qualcuno tratto da etrusco? Sì, non è che io copi l'etrusco, ma no, il carattere, cioè se noi vediamo, c'è specialmente nel Villanoviano. Ecco, a questo carattere, anche questo è all'incontrario. E anche questo è all'incontrario? Sì, ecco il modulo che... Solamente. Sì, ma si possono leggere, sì, 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 in un certo momento. Indubbiamente l'equilibrio non è... Però è sempre la legge, vedo, è sempre attorno alla legge. Sempre. Inconsciamente. È ricorrente proprio. Sì, ma dipende dalle... Sì, sì. Ruota attorno a questo. Ecco, questo c'è questo anche concetto di ottica in un certo senso, esatto, no? Proseguiamo. Ecco, questo basta. È molto bello. Ecco. Ancora performance, questo chi è? Il Dia. Ah, ecco, il Darai. Ora vediamo che è molto più interessante. Anzi, così è interessante. Ecco, spero di riuscire a contentare il professore spiegando queste cose mie, però non sono mosca, poco. C'è una mosca etrusca. Sì. Dunque io... ma perché così svedete? Ecco, sì. Sono ovviamente con me. Così va bene. Dunque questa è un'opera basata sulle... No, sulle vicino al microfono. Sì, è un'opera basata sulle sovrapposizioni e sottoposizioni. Proviamo a sentire senza commento. Proviamo, perché lei ha letto il testo, quindi non vorrei... Sì, va bene, però c'è una... Lo so, siccome lei ci fa la spiegazione. Che... Sì, ecco. Siccome quello che fa qui è molto più bello di quello che... Sì, sì, d'accordo. Commento. Comunque, qui ci sono tre forme. Allora, che io faccio, diciamo, rendo intercambiabili fra loro, e sono le sei possibilità alternative delle sovrapposizioni e sottoposizioni. Questo è vicino al computer vetro, no? Va, non sei computer va in una direzione e va nell'altra direzione. I tre elementi, se si vuole dare un significato, sono anche significanti, perché io ho usato il missile, il sole e le ali. Questo non lo sappiamo, non ce ne frega niente. No, beh, mi interessa, però sono partito. Sappiamo che non... missile, il sole e le ali. Scusa, sono tutte alla rovescia, tra parentesi. Bene, bene. Fa niente. Dunque qui sono partita da un modulo iniziale, che è quella a destra in basso, e ho fatto, diciamo, giocare questo modulo immaginando che abbia delle parti mobili, per cui nella parte bassa ci sono tre chiusure e un'apertura, e si modifica così, cioè chiudendo il nero si vede attraverso il giallo. Poi ci sono altre possibilità che praticamente questa è una cosa che dimostra tutta la sperimentazione per arrivare poi ad altre cose che sono poi la scelta dell'opera. Vuoi cambiare per favore? Ecco, qui ho trascurato il giallo volutamente per dare la sensazione di movimento ascensionale, e quindi il giallo sarebbe stata un'interferenza che avrebbe rotto questo equilibrio. Vai avanti. Ecco, qui invece è di nuovo il modulo iniziale, compreso il giallo, che si vede sotto e sopra, e la parte centrale ha tutte le diciamo, le parti mobili chiuse. Questo sembra più bene. No, scusa, per favore, devi per proprio favore cambiarmele, perché sono sì, sbagliata. Sì, vabbè, sono alla rovescia, vero? Forse è colpa mia di aver messo... No, fa niente. No, ma ci vuole un po' di... Va bene, questo invece è un lavoro basato su due quadrati, perché qui si vede già il quadrato mosso
Anche questo è una specie di progetto che si potrebbe realizzare anche come struttura. C'è Davide Notti, è rimasto? Sì. Ah, ecco. Ecco, prendiamo nota di queste cose. Come struttura, è realizzabile come struttura. Quindi qui io presento due aperture e due chiusure. Ah sì. Ecco, sono i due lati estremi di questo movimento. Prego. Si prosegue l'operazione facendo quattro chiusure e quattro aperture e diventano altri due soggetti, sempre con gli stessi moduli, modificando il colore. Questo è l'ultima possibilità, diciamo, regolare, e cioè sei chiusure e sei aperture. Poi tra l'una e l'altra, tra la prima e l'ultima, ci sono tutte le possibilità di movimento non regolare, per cui abbiamo veramente un numero immenso, credo che vada su oltre 800.000 possibilità. Ah. Ecco, scusa, mettila a fuoco, anche questa è al contrario. Questa anche è basata su aperture e chiusure e su illuminazioni diverse, cioè la luce piove dall'altro, e diciamo, chiamiamo le ali. La luce piove dall'altro, è molto bello. Piove dall'alto. Molto bello. La luce piove dall'altro, è molto bello. Ho detto dall'altro. Tiepolo. Ecco, e comunque questo diciamo mostra le possibilità e simultaneamente, cioè uno può seguire tutto il discorso su un'unica tavola. Ah, bene. No, c'erano ancora delle belle, una bella struttura. Vediamo se la bella struttura. Bellissimo. Ecco. Questo è, diciamo, il discorso portato sulla terza dimensione. Quindi come ologramma. Anche, sì. Quasi. E tutte queste, cioè è basato su una parte di fondo, due portanti fisse e otto elementi mobili. Bravissima. Prova un attimino. Ecco, questa è un'altra delle varianti, delle posizioni, aprendo e chiudendo questi, chiamiamoli sportelli, qualcuno le ha definite ali molto poeticamente. Questa è un'altra possibilità combinatoria. Prova. Ecco, questa è un'altra ancora. Quindi nei conti lei esplora le combinatorie, sì. No? Sì. Quindi la questione dell'automazione. Sì, anche. L'ho fatto molto prima che si parlasse tanto di computer, perché ho già un cervello un pochino computerizzato. Anche Alberti mi pare che ne parlasse un po' prima. Sì. Cioè, Giovan Battista. Bello. Lui è ancora prima di me, ovviamente. Ecco. Ecco, questo è un altro discorso. Diciamo, l'interesse di questa cosa sta nell'unico modulo che è un quadrato tolta una sezione. Adesso voi vedrete come queste possibilità, diciamo, solo orientando diversamente i pezzi o sovrapponendoli e sottoponendoli, come cambia completamente la composizione. Proviamo. Ma non sono sempre gli stessi elementi. Ecco, altro. E questo è proprio come composizione. Altro. Però, ecco, questa è una cosa un po' particolare, non so se si leggerà. Sì, sì, sì. Si legge. Qui si legge. Ecco, qui... ho voluto, anche questo è proprio a rovescio, si legge a rovescio completamente. Comunque questa cosa dimostra come si può fare... La spietatezza di un re, a lei la nuda, e bisogna che la destra tronca. La legga dall'inizio. C'è scritto Cuba, spietatezza. Sì, ma prima in alto. Ah, in alto. Sì. Un'amica. Un'unica. Un'unica. Un'unica carezza, che non già un'amica carezza, un'unica carezza data per pietà desta l'ira del sultano. Sì. Cuba spietatezza di un re, a lei la nuda, la destra, tronca. Da Crepe al palazzo. Ah, ancora! Ma io, dunque, da Crepe al palazzo due canti tristi, da sera autunnale. Ecco, qui ho voluto dimostrare come col gioco delle combinazioni, che appunto nella, diciamo, con l'alfabeto sono anagrammi. Quasi ologrammi. No, ma sono anagrammate, cioè sì, preso, sì, sì. Ecco. Chiaro.
anche questa è a rovescio, cioè la prima tavola è questa. E qui un'altra diciamo, possibilità che forse interessa quel discorso che lei diceva di Leonardo che scriveva e dipingeva con la stessa mano. Assolutamente non voglio paragonarmi a Leonardo, però qui c'è il colore, la scrittura e c'è anche la musica che è stata fatta, quindi diventa un quartetto a quattro voci. Bello questo. E Cecchetti è arrivato? No. Lui è specialista di quartetti. Beh, un quartetto a quattro voci e ogni colore, scusa, fallo tornare un attimo indietro perché era interessante il discorso. Ma come? Ecco questo. E per soprano che canterà la parola alba. E il tenore che canterà la parola cibo. Ah, me l'aveva fatto vedere, sì. Questo, sì. Il contralto che le canterà. Le stesse lettere che si compongono in modo diverso. Poi il divertimento consiste poi in questo, che la prima volta leggono le parole come stanno, la seconda volta leggono la metà delle parole cantando e quindi diventa alci babu babo cio, cioè andiamo all'infanzia del bambino, cioè all'infanzia dell'uomo e anche all'infanzia, se vogliamo, dell'umanità, perché le prime parole saranno state ben dei balbettini di questo genere, immagino. Molto bene. Ecco, questa niente, l'ultima possibilità delle scritture. Ah, ecco. Ne sono ancora di Alice, c'è un'altra performance? Allora, sentiamo. Signori miei, alla performance ufficiale. Vorrei allora, una performance non ufficiale. E vorrei che si annullasse un attimo l'immagine per poter leggerla. Sì. Togliamo l'immagine. Testiamo Chi viene? 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 Chi Io saluto questo ecco, saranno... saluto i responsabili della fondazione. Come si può spegnere? Ci sarà, sì, ecco, ci sarà però ancora. Sì, ci vuole il microfono. Grazie. E vorrei aggiungere. Mi si sente così bene? Sì? Sì. Allora rinnovo il saluto al pubblico, gentilissimo, cortesissimo, oltre che paziente. Rinnovo i miei saluti alla Fondazione attraverso la persona del professor Verdiglione e vorrei aggiungere brevemente a quanto si è detto questa sera sul gioco nell'arte. Vi leggerò brevemente un attimino quanto scritto. Questo testo penso venga pubblicato poi, forse aggiunto e integrato dalla Fondazione attraverso la sua editrice. Il gioco nell'arte, l'ho titolato, in una società civile... Nell'eterna lotta fra razionale e irrazionale, fra eros e thanatos, non vi è per l'uomo che un unico valore fondamentale, la vita. Il nostro tempo testimonia con le grandi realizzazioni umane della scienza, della medicina, della tecnologia, lo sforzo dello spirito umano per salvare o per migliorare, se sia il caso, nonostante la continua ossessione del disastro. Jehovah Docet. L'arte, nella sua funzione creativa, con la forza della immaginazione, può assolvere con altre forze dello spirito umano questo ruolo didattico e socialmente e umanisticamente progressivo. Scopo di questi appunti è quello di definire, o meglio, contribuire alla ridefinizione del rapporto fra operazione artistica e gioco, e implicitamente del ruolo dell'artista nella dialettica fra sfera estetica e sfera sociale. Nella definizione classica di gioco è indicato un concetto essenzialmente fondamentale, relativo, cioè un'attività o d'operazione che si esercita o si produce solo in vista di se stessa e non per il fine a cui tende o per il risultato che ne scaturisce. In altri termini, Aristotele, Platone, fino a Kant e fino ai giorni nostri, il concetto filosofico si intende, io sono andato in sintesi quanto ha detto poco fa la signora Reich, era molto più dettagliato e non vorrei annoiarvi ulteriormente, il concetto filosofico di gioco ha sempre espresso il segno del conflitto fra regno della libertà e regno della necessità, fra sfera della felicità e quella dell'angoscia.
separata per millenni nelle società stabilite, establishment inglese, dalla sfera non solo del potere stesso, ma anche da quello della produzione materiale, dei bisogni primari, l'immaginazione era considerata mero gioco, puro e semplice gioco, assolutamente sterile nella sfera della necessità, portatrice di logica fantastica e di fantastiche verità. In questo processo le facoltà liberatorie e progettuali della mente sono state fortemente inibite, molto limitate, cioè, signori. Le grandi innovazioni tecnologiche di questo secolo, l'uso personale, qui farò riferimento a una citazione fatta appunto dal professor Verdiglione poc'anzi, dei computer, hanno provato scientificamente che non possa esistere un vero processo civile e progresso che non sia sorretto da un sano principio, o meglio sarebbe dire spinta immaginativa, sia in fase di progettazione e programmazione, sia in fase di elaborazione dei dati. E qui tocchiamo un punto dolente. È molto essenziale, secondo me, per gli anni che viviamo e per il millennio che ci aspetta. La macchina, come prodotto umano, è il più splendido esempio di connubio fra ricerca scientifica ed esuberanza creativa e artistica, cioè il pericolo dell'evoluzione di questo processo storico e reale è però di tipo etico e politico. Come operatore culturale, ricercatore estetico visivo, con lo spirito di chi ha scelto proprio in questa sfera la sua professione, è però con profondo sdegno e immensa angoscia che rilevo quanto sia d'altro lato pernicioso e aberrante in un'operazione non propriamente divulgativa ma meramente massificatrice l'uso incondizionato dei mezzi di comunicazione su menti deboli, non educate e mal congegnate. La percezione dell'immagine, se non sia ben strutturata nella sua ridondanza ed esuberanza evocativa, può portare le menti più deboli a reazioni paradossali, drammatiche o addirittura tragiche. A questo punto la funzione estetica deve vigorosamente rifarsi strada e l'artista moderno che abbia cioè della sua operazione una visione eticamente allargata, dinamica e sociale, deve attraverso l'opera e oltre l'opera andare incontro al pubblico senza paure né inganni per coinvolgerlo e renderlo partecipe e coprotagonista del grande gioco dell'arte, che è poi il grande gioco della vita. Sta proprio nella finzione superiore che il talento artistico si misura. Sta proprio nel rispetto della natura e dell'uomo che arte da tecne diventa vita. È in questo rito arcaico, inveterato fra artefice e pubblico, fra individuo e società, che si perpetua il valore della ricerca e del suo contenuto assiologico a pochi passi dagli anni che ci attendono. È nel gioco superiore il seme di speranza verso l'azzurro e per un nuovo rinascimento. Ma c'erano varie cose interessanti, ma ci sono dei ricordi, come se dei ricordi così. Reminiscenze. Ricordi di scuola, sì. Certo. Allora, quando ciascuno di queste persone fa arte, chiaramente dimentica, cioè c'è una dimenticanza che interviene, che è attiva, no? Quando invece poi si prova a scriverne, è come se dovesse fare della filosofia, quindi se dovesse ricorrere a dei ricordi. E forse occorrerebbe portare questi stessi ricordi allo stesso grado di dimenticanza che raggiungono nell'arte, altrimenti pesano un po', perché sono un po' così, per il momento ancora un po' ingombranti. No? Però lui ha anche un'unica cosa che è interessante da vedersi. Però un'unica cosa sulla quale forse c'è qualcosa da dire. Perché vedere che cosa succede. L'immagine di prima che abbiamo annullato. Perché forse quella che quello che accade è questo, che se noi non avessimo avuto queste diapositive, le performance di Scarpa, eccetera, noi non avremmo nessuna idea. A partire dalle cose che si dicevano qui, tecnicamente alla realizzazione di una performance diretta, ma non è questione di io qua. No. Speriamo che
immagine successiva. Ecco. Come mai fino a ecco, questo è un brevissimo saggio tridimensionato di un gioco nell'arte, di un gioco che è arte, o che si pone almeno come, come fatto creativo e stimolante. Il titolo bizzarro e umanistico, come dice il professore, è Propilei del Tempio della Vita Luce. I Propilei erano dei... colonnati che precedevano immediatamente la sommità delle scale i tempi classici, no? Diciamo che questo oggettino nelle sue dimensioni è un bozzetto, come vedete chiaramente, ha lo scopo di introdurre un discorso che è ampio, che secondo me vada considerato soltanto nell'ambito della visualità. Se notate, nonostante i danni tecnici subiti dalla diapositiva, quei pelucchi che forse vi daranno un pochettino fastidio, a me senz'altro. In questo punto l'elemento si compone non solo con chi sono vere e proprie martellate, la struttura si compone di due elementi, sono due pari, una anteriore, consideriamola così, stabilendo un sistema di riferimento cartesiano, e una posteriore. Tutto potrebbe essere egregiamente accomodato se le cose potessero essere fatte due volte. Questa sentenza di Goethe dice sul gioco e sull'arte, e dunque sul rapporto tra arte e gioco, molto di più di quanto a prima vista si potrebbe immaginare. Soprattutto se la si legge alla luce della spiegazione che Freud ha del gioco, e cioè che ogni esperienza profonda tende insaziabilmente a ripetere se stessa. La ripetizione e il ritorno di ciò che è stato bello è importante e spiega il gioco. Il gioco altresì azzera la situazione, ridà ogni volta nuove possibilità. L'arte altro non è che una ripetizione in forma evoluta di ciò che è stato. Raccontare, e dunque la letteratura, è godere di nuovo di ciò che è stato. O di ciò che si immagina. Rappresentare, e dunque le arti visive, significa rievocare un'immagine della realtà con in più l'interpretazione, dunque la trasfigurazione di essa, la sua riduzione in senso più vicino al desiderio. Ma anche l'esperienza più brutta e sconvolgente della realtà tende a essere rivissuta, poiché nella rappresentazione artistica anche l'esperienza più sconvolgente può essere trasformata in un'abitudine. Spero so dunque all'origine di una vocazione artistica, sia essa del racconto che del rappresentare, sta per ciascuno l'esperienza di un'immagine originaria che sentiamo il bisogno di rivivere e rappresentare. E passiamo. Benissimo. Adesso facciamo una prova e via. Sì, allora. Benissimo. Non so da passare questo. No, adesso siamo. Adesso. Potete parlare bene per mio fotografia ha fatto un mio amico, ma non posso. Una cosa.
donna, la luce. No, stai lì. Vediamo solo questi. No, metti te. Così. Così? No. Tendiamo a scendere ancora. Aspetta. Ancora. Non può passare con lui dietro. No, non voglio... Non tutti lei, non si tira. Perché... Ecco, così. Forse troppo bravo. Attenzione che non caschi tutto in terra. Ecco, così. No, è giusto, c'è l'immagine. Sì, va bene così. Allora, cominciamo. Sì. Dobbiamo vedere... Io senza parola, soltanto... Senza parola con il... Sto organizzato Ente Turismo di Varese, fatto Villa Cicogna di... Forse conosce qualcuno di... Villa Cicogna, sì. E avanti... Non è bella come la nostra, Vabbè, però... Avanti... Ah, ecco. Avanti... Come mai? Tutto dietro un parco nazionale anche... No. Davanti... Però... No, questo è più... Noi. Avanti... Giappone... Avanti... La questione giapponese... Avanti... Bravissimo! Ah, poi lo faccio vedere! No! Avanti, facciamo come dice lui. Bello. Avanti. Avantista. Che momento? Proseguiamo. Tutto sulla tirata. Questo è proprio il parco dietro. Anche qui potrebbe fare. Questo è 4 metri da certo. Avanti. Perché sarebbe i padiglioni. Certo, l'opera di spirale, certo. Certo. Avanti. Lì ci siamo, Tu si gira. Avanti. Avanti. Dove abita tu si gira? Milano. Potrebbe venire a stare qui. Avanti. 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 Vuole farci dare un'occhiata a te. Proseguiamo. Avanti. Finito. Bravo! Ah sì, vero. Vero. Ma io veramente di gioco ne capisco poco, solo capisco gioco di mangiare e di fare sesso, il resto per me non è molto gioco, scusate, questo, ognuno abbiamo il nostro parere del gioco. Allora, quando l'arte, si considera una verifica di un'introspezione, è un po' faticoso essere un gioco, almeno per me. Va bene, io vengo da una cultura orientale
il taoismo e dalla scuola Chan del buddismo. E molte cose, non so, si fa e non si può dire. Grazie a tutti. C'è Minoli. L'ideologia del gioco nell'arte prende coscienza solo nel nostro tempo. No, non ci siamo. Questo già com'è? Contraddice tutta l'opera che ha fatto lei prima. Bellissimo. Andiamo avanti. Ah, va bene. E non soltanto come formatività intellettuale del bambino ai fini di sviluppare un'ideologia estetica più razionale ed una personalità più sicura e determinante, ma anche come processo ideologico importantissimo per risolvere i molti problemi che il terzo millennio ci porrà. Penso che noi non scopriamo certe forme d'arte che deviano da uno schema accademico. Più che scoperta è meglio parlare di un processo di acquisizione più o meno lungo. La novità fa paura, per questo noi continuiamo imperterriti con delle scelte stanche, trite e ritrite. Sta a noi artisti, con il nostro lavoro innovativo, possibilmente sostenuti da fondazioni, cambiare le cose. Pertanto, ormai è risaputo, il gioco come creatività, in genere artistico e anche tecnologico, è il mezzo più efficace per liberarci dalle paure e il mezzo più efficace per immaginare il futuro. Il gioco, ed è il concetto che qui interessa, è quello artistico che nasce dalla geometria attraverso un processo costruttivo il cui fine è quello di entrare in una dimensione, in una nuova dimensione della visione, entrare finalmente nella dimensione di verità nell'arte, come arte del nostro tempo. Adesso salto un po'. Per capire l'importanza del pensiero geometrico come base ideologica del mio procedere nella storia dell'arte, è necessario un breve riferimento all'arte delle epoche passate che ritengo sotto molti punti di vista determinante. La storia dell'arte è penso che sia preferibile di non... Dobbiamo continuare. No, perché è desolante. Cioè, è proprio... Cioè, mentre quello che ha fatto come opera è molto interessante, questo è un disastro. Cioè, come dire... Ma siccome a me era stato progettato come... Lo so, invece no, non è, lei non elabora come... la scrittura, non la elabora così come elabora l'arte. Beh, cioè, non volevo far capire... Lei è andato molto avanti, cioè, appunto in cui si trova con l'età, con l'opera. Questo invece è un po' scolastico, un po'... Non so direi. No. Sono punti di vista. Cioè, io cercavo di far capire l'origine del mio lavoro, no? Da cosa nasce, e siccome si stava parlando del gioco del terzo millennio, l'ho intesa, il mio lavoro l'ho inteso come formatività, perché ritengo che il gioco sia la base di una formazione, no? E che poi parlavo dalle origini e alla fine, facevo appunto dei riferimenti culturali, e io avevo semplificato tutta la parte dove invece spiegavo il mio lavoro, l'ho sintetizzata soltanto in questo... Bisogna tenere conto che il pubblico di questo laboratorio è molto avvertito di queste cose, cioè è veramente... È quello della triennale. Allora è stato quello della triennale, veramente, anche. Quindi... Cioè, come ha spiegato lei all'inizio, era forse più giusto che io spiegassi in concreto, ad esempio, per concludere il gioco è inteso in quattro settori. Il primo, gioco di ricerca del particolare.
qui non è stato specificato. Il secondo gioco con un modulo semplice, indagine polidisciplinare per la ricerca della forma e del contenuto, poi un altro che abbiamo visto, gioco con modulo composto, indagine come sopra con intervento del colore anche. E poi un quarto invece gioco con un modulo tridimensionale, in questo caso il gioco si fa più complesso in quanto l'interesse è rivolto all'architettura e al territorio. Bene. Allora, purtroppo non abbiamo visto le diapositive di Xiao, comunque lo faremo prossimamente. Ci sono state cose in termini di performance che mi sembrano molto belle, perché molto, molto belle anche rispetto alla, al progetto. E forse c'è una, diciamo che comunque la triennale non è una, non sarà introdotta da testi per spiegare così. E quindi sarà, riguarderà degli avvenimenti, per cui si tratterà adesso prossimamente di insistere su alcune di queste cose che sono state fatte qui. E penso, non so, a Scarpa, a Toshihiro, a lei, insomma, ad altri, ma forse solo su alcune, non su tutto ciò che mi pare, no? Non so, Castelli, cosa. Tante volte basta anche un'opera, non so chi è che ha presentato una sola cosa. Ecco, basta una sola cosa, non è necessario che ce ne siano tantissime, ma che costituisca un avvenimento, no? Allora, mi è dispiaciuto di non avere potuto assistere alla performance, cioè, di Gelmi, però forse lo faremo la prossima volta. Ecco. Quindi, a me pare che ci sono alcune cose straordinarie su cui insistere, che non sono per nulla scolastiche, sono molto avanzate, che si possono proporre internazionalmente, e che possono quindi contribuire a costituire degli avvenimenti. E forse non è necessario tutto, ecco, questo incontro è valso anche per questo. Fin dei conti, Scarpa con due cose ha costruito un avvenimento molto interessante. E lo stesso Toshihiro, anche se forse avrebbe potuto proseguire, perché con ciascuno di quegli oggetti poteva fare altrettanto, no? E anche con uno solo, no? A me sembrano sono alcune di quelle cose che mi pare stiano nella triennale, quindi anche cose che piacciono in fin dei conti, no? Sì. Ecco, molto bene. Allora, io ringrazio ciascuno di coloro che sono venuti qui, sia coloro che sono intervenuti, sia coloro che non sono intervenuti, e quindi citiamo, alcuni di loro forse possono venire a Venezia, e ci diamo appuntamento per le prossime manifestazioni, come abbiamo detto, anche a Ravenna, no? Abbiamo il 25-26, dov'è che si tiene? Non so se c'è qui Pozzi, ecco, come era qui prima. Allora, grazie, arrivederci. Grazie.